Ciao da Erika, sono insegnante certificata di Pilates e fondatrice di ericapilates.com e nel web mi occupo di insegnare Pilates alle donne che vogliono allenarsi da casa, soprattutto se hanno poco tempo a disposizione. Qui nell'info box trovi anche i link al mio sito, ai miei canali social, quindi se ti va seguimi. E anche ad alcuni corsi e risorse gratuite o corsi strutturati che possono essere interessanti per te. Ti invito inoltre a iscriverti al canale se non l'hai già fatto per rimanere aggiornata sui contenuti. Oggi ti voglio spiegare come eseguire Andred, uno degli esercizi più famosi del repertorio del Pilates Mat Work. In questo video quindi scoprirai a cosa serve Andred e quali sono i suoi benefici, i quattro errori più comuni da non commettere quando esegui questo movimento, come eseguirlo correttamente e infine alcune varianti interessanti che puoi applicare. Partiamo dal fatto che Andred serve per sviluppare la forza in tutto il corpo, in particolar modo però nella zona addominale. Infatti, quando esegui Andred vengono coinvolti muscoli profondi come lo psoas, il trasverso dell'addome e il pavimento pelvico, ma anche muscoli superficiali come il retto dell'addome, i classici addominali a quadratini. Inoltre però vengono anche utilizzati altri muscoli come ad esempio i flessori del collo, i quadricipiti e i muscoli delle braccia. Oltre alla forza nel tuo corpo però Andred ti aiuta in una cosa molto interessante, ovvero aumentare la resistenza agli sforzi, poiché con l'esecuzione del movimento tipico degli Andred, con le braccia che pompano a ritmo del respiro, si riesce a coordinare il respiro al movimento e quindi anche a gestire con più facilità gli sforzi, questi ovviamente con i dovuti accorgimenti degli allineamenti del corpo. I quattro errori che ho notato eseguire in maniera più frequente tra le clienti che hanno lavorato con me, soprattutto dal vivo, sono questi. Innanzitutto una scorretta posizione della testa. Quando si fa Andred, infatti, bisogna imparare a non flettere in maniera eccessiva il collo, portando il mento vicino al petto, oppure lasciare il collo troppo contratto guardando verso il soffitto. La posizione ideale è quella in cui la distanza del mento al petto è quella di circa un pugno e lo sguardo è davanti a te. Questo consentirà al tuo collo di essere allungato in maniera piuttosto naturale, senza forzarsi. Il secondo errore, piuttosto grave, che ho notato spesso che viene commesso è quello di perdere l'attivazione del centro e spingere quindi in fuori gli addominali. Questo provocherà non solo il rischio di ernie, ma ti potrebbe anche causare dei dolori lombari. Fai attenzione quindi che tutto il tuo tratto lombare sia ben aderente al materassino e che non si creino archi sotto la tua schiena che sforzino eccessivamente questa zona. Il terzo errore che vedo che spesso viene commesso e che ti invito a fare attenzione a non commettere è quello di chiudere le spalle mentre ti fletti con la parte alta del corpo. Ovviamente il Pilates sai bene che lavora sul miglioramento della postura e quindi ti invito a fare attenzione a come mantieni la posizione delle tue spalle. L'ideale sarebbe mantenerle ruotate indietro e basse. Porta quindi soprattutto attenzione non tanto alle spalle, ma alle tue scapole e immagina che le punte delle tue scapole scivolino in direzione dei glutei, mantenendo la colonna vertebrale ben allungata e dandoti anche un aspetto molto più elegante. Il quarto errore è strettamente collegato al secondo, quello della perdita del centro, ovvero tenere le gambe troppo basse se la tua preparazione fisica attuale non è ancora adeguata. Spesso infatti ci facciamo ingolosire dal fatto di voler fare di più perché è più faticoso e quindi magari riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi prima. Ma non c'è niente di meglio che portare pazienza ed imparare ad ascoltarci step by step in tutto quello che stiamo facendo per avere risultati migliori, più efficienti e esercizi più efficaci. Abbassare troppo le gambe comporta infatti la perdita del centro se i tuoi addominali non sono sufficientemente allenati.
e quindi il tuo tratto lombare potrebbe andare a inarcarsi eccessivamente e entrare sotto stress, andare in stress. L'ideale è cercare di non superare i 45 gradi di inclinazione delle gambe in modo tale da sentire gli addominali che lavorano in maniera efficace, ma allo stesso tempo di mantenere l'attivazione del centro col tratto lombare appoggiato a terra. Passiamo quindi a come eseguire correttamente questo esercizio. Innanzitutto ti prepari sdraiata a terra a pancia in su, con le gambe unite e le punte delicatamente allungate. Le scapole sono basse, il mento è leggermente indentro. Inspiri sentendo le braccia che si allungano in direzione dei piedi ed espirando risucchi il centro del corpo e arrotondi la parte alta del tuo busto. Contemporaneamente sollevi le tue gambe unite cercando di mantenere le ginocchia distese, non iperestese. Inizi a staccare le braccia da terra e inspirando fai 5 battiti abbastanza energici e ne fai altri 5 espirando fino ad arrivare a 100 battiti, ovvero 10 respiri completi, per poi concludere abbracciando le tue ginocchia al petto, riportando la testa a terra e ascoltando un paio di respiri profondi per sentire che cosa è successo nel tuo corpo. Ecco alcune varianti che puoi utilizzare di Andred qualora tu ne sentissi l'esigenza. La prima è quella di non tenere le gambe distese, ma a tavolino, assicurandoti che le ginocchia siano a 90 gradi e le cosce siano perpendicolari al pavimento. Se le tieni più vicine al petto, rischi di non attivare correttamente e adeguatamente i muscoli profondi e quindi di non avere un esercizio così come efficace come invece potrebbe essere. Il secondo suggerimento che voglio darti è quello di tenere la testa appoggiata a terra. Qualora infatti tu sia ancora agli inizi o abbia problemi al tratto cervicale di contrazione esagerata, l'ideale è non stressare questa parte del corpo, ma posizionare magari un piccolo cuscino o una coperta piegata sotto la tua testa in modo da lasciare il tratto cervicale rilassato e concentrarti invece sul resto. La terza opzione che voglio suggerirti è quella di provare questo esercizio con le gambe a squadra. Questo è una via di mezzo tra l'esecuzione classica dell'esercizio e quella delle gambe a tavolino, perché magari non hai più voglia di stare con le tue gambe a tavolino, senti che puoi fare un passo avanti, ma le gambe distese in diagonale sono troppo. Lavorare con le gambe a squadra, tra l'altro, ti aiuta a fare un po' di stretching alle gambe e alla muscolatura dei glutei e schiena. La quarta opzione è completamente diversa rispetto alle altre, ovvero provare a eseguire Andred da seduta a gambe incrociate, muovendo su e giù le braccia in maniera energica. Questa variante ti permette di lavorare maggiormente sulla parte superiore del corpo, quindi in particolar modo la zona delle scapole, gli intercostali e i pettorali. E con questo è tutto, non resta altro che eseguire un Andred completo. Sei pronta? 3, 2, 1, via! In 2, 3, 4, 5, out! 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, out! 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, out! 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, out! 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, out! 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, siamo a 100. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!